Ciao carissimi e benvenuti in questo nuovo video qui sul canale Passione Motori e bentornati alla serie BMW Drift Project con l'episodio 5. Episodio succederanno diverse cose. Iniziamo però andando da Teo per montare delle nuove modifiche al BMW. Ovviamente andiamo con la felpa giusta che potete trovare anche voi in descrizione sullo shop di Passione Motori. Stiamo andando da Teo con l'Abarth, insieme a me vedete Tommy, detto anche il piccolo Tommy. Lui mi aiuterà con le riprese in questi video e in tanti altri video e mi fa anche da guardia del corpo. Dai, ditti di qualcosa, ditti di qualcosa. Dai. Continuiamo in mezzo a questo traffico di merda e arriveremo presto da Teo per le modifiche sul BMW. Molto bene, siamo arrivati qui da Teo, adesso andiamo a recuperare il BMW nel retro dell'officina e iniziamo con le prime modifiche. Eccoci qui, finalmente abbiamo ritrovato il BMW, portiamolo fuori perché qua non si vede niente. Questa per caso ve la ricordate? Spero per voi che abbiate visto il video speciale 200k e poi capirete perché c'è scritto sopra 100k e perché questa è la condizione del tetto. Prima modifica che faremo oggi, filtro a cono davanti. Vi ricordate anche quello che avevo messo sulla Clio che faceva quel bel sound? Ecco, lo monteremo anche sul BMW e poi appunto lo sfrutteremo per fare un bel po' di bordello in più. Montiamolo. Ok, quindi svitiamo tutti i bulloni, diciamo, della cassa filtro, giusto? I supporti, sì. Ok, via il sensore, ok. Questo rispieghiamolo per chi non lo sa, è una cassa filtro, detto anche airbox, e all'interno c'è ovviamente il filtro dell'aria. È venuta via, vediamo dentro, eccolo là. Quello è il filtro dell'aria. Quindi Teo, che cosa ci facciamo con l'airbox adesso? Ma si potrebbe utilizzare... Ok, portiamolo fuori. Questo è il filtrazzo che andremo a montare. Adesso lo passo nelle mani di Teo e ci penserà lui. Forse abbiamo trovato un adattatore blu che è anche in pandan con la macchina. Sempre che Teo riesca a ficcarlo dentro la prima di incazzarsi. Per le molle ribassate dietro, non vi preoccupate, le abbiamo anche letto i commenti. Prima o poi le monteremo perché ci stiamo dividendo le modifiche per ogni episodio per provare la macchina con le diverse modifiche senza montare tutto di botto e provare. In più, i cerchi, lo so, mi avete detto che non vi piacciono, di certo ce ne sarebbero di molti più belli, ma non ci sono soldi per prenderli, quindi inutile che tanti scrivano e cambia i cerchi. O ci mandate un set di cerchi o ci date soldi per comprarli. Molto bene, Teo è riuscito a fissare l'adattatore. Bravo Teo, fai luce perché qua incominciano a vedersi più niente.
Minchia, la prima cosa che proviamo qua è il sound. Sì. La prima cosa che proviamo è quanto sound aspira. Teo consiglia di togliere tutta questa parte davanti che faceva parte dell'aspirazione, perché alleggeriamo tutto, è vero? Sì, e diamo più spazio a... a niente. A niente. Chi è il tuo meccanico? Chi c***o è il tuo meccanico? È bebè. C'è qua sotto un alien che stiamo tirando fuori. Ed eccolo via. Teo, accendo? Accendi, Nico. Fagli leggere un attimo l'aria. Nessun errore. Dagli un minuto che legge bene l'aria nuova con più portata, diciamo. Prova a dare un po' di gas. Dagli gas. Vai Teo, dai tu due sgasate, almeno sentiamo da qua. E ci siamo, c***o! Grande Teo! Bene, sono molto contento di questo risultato. Adesso facciamo qualche altra modifichina. Anche se è un po' buio, fa niente. Sa molto di Underground 2. Per chi ne capisce, se non ne capite, non capito un c***o. Teo, nel frattempo, spostala pure. Ma piano, f***a! Allora sei stro***o. Ok, siccome sta diventando praticamente notte, per oggi faremo altri due ritocchini, pulendo la targa come avete suggerito su Instagram e sistemando un pochettino gli adesivi. Poi vi spiegheremo il perché. Hey yo, Jim, man, why don't you kick some of that, you know? You know how you do it, man. It's a trip, people don't even believe we're together right now. But tell your story, you know the one I like. Say it for me. Riders on the storm. Iniziamo quindi a pulire la targa davanti e poi quella dietro, così siete contenti. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming. Vi ricordo anche che in descrizione trovate un coupon di sconto, perché se venite in questa officina per fare il tagliando o qualsiasi modifica, tutto quello che volete, sia a macchine che a moto che ad aerei, scaricate il coupon e avrete il 20% di sconto. Eccoci qui Teo, pistola a caldo, giusto? Sì, phon. Phon, ok. Proviamo a sistemare un po' questo adesivo che si sta già staccando. Andiamo a scaldarlo per riattivare un po' la colla. Beh, devo dire che già è 100.000 volte meglio, guarda che roba. Ma ripetuto almeno tre volte. Almeno tre volte. Almeno tre volte. Così dice il dottore. Salto temporale. Eccoci qui con Teo, andiamo di nascosto al raduno. Novembre, siamo tornati qui in officina, abbiamo dietro di noi il BMW pronto a nuove modifiche, con lui ovviamente c'è anche il Teo furgone che non può mancare per tutti gli spostamenti. Iniziamo con le prime modifiche di oggi. Cosa stai facendo con sta roba qua in fronte, il minatore? Nico, qua c'è un problema. Come c'è un problema? Eh sì, mi sa che a forza di frizionare hai mollato il pedale, eh. Ah sì? Va che roba. Fa vedere. C'è dondola. Oh, f***a.
Apriamo il cofano. Prossima lavorazione: creare una staffetta per tenere su il filtro, altrimenti qui si crepa, come già sta quasi per fare. Abbiamo salvato il condotto di aspirazione. Facci vedere quanto è salda. Un po' di flessibilità ci deve essere. Certo, ma qua ma... non si molla un c***o. Molto bene, trasferiamoci ora al reparto cambio gomme. Per non perdervi altri video, mi raccomando, ricordatevi di premere il tasto iscriviti sul canale e, importantissima, la campanella per ricevere le notifiche. Let's party in my